Tu canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Provate ad immaginare un mondo dove i colori non solo definiscono l'aspetto delle cose, ma influenzano anche il modo in cui gli uomini vivono e interagiscono. Dove vuole essere casa, un mattino di venire in chiesa, ed il matto che c'è in me si chiede che cos'è, vuole diventare qualcosa. Sarà una strada. Siamo mistero, passione, purezza, il foglio bianco su cui ogni storia può essere scritta. È ora di seguire, senza paura di colorare la vostra vita, la via dei colori. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti! Quindi, una serata che sarà composta da questi 9 gruppi che si sfideranno per vincere il primo, secondo e terzo premio della serata. Se si vince un premio, che vuol dire? Che c'è anche una giuria. E vicino alla giuria troviamo due posti vuoti. Sì. Due posti vuoti. Sì. Verranno estratte due persone di voi che si siederanno lì vicino alla giuria e che ho un giuramento che devono fare. Assolutamente. C'ho anche il giuramento. Certo. Ma allora, anche la giuria deve fare il giuramento. Ma la giuria è già giurata. La giuria è già giurata. Il teatro è vita, il teatro è emozione e quindi comincerei con la presentazione dei nostri ragazzi e il primo gruppo che io ho sono le Dee del Colore. La dea Iside. Se trovi la buona sorte nel tuo cammino, il tuo destino cambierà e sarai fortunato per un'eternità. Ma attenzione a non diventare cattivo ed avido, perché lei è buona, ma sa essere anche molto cattiva con chi non usa con intelligenza i suoi doni preziosi. Thank you.
personaggio in una farfalla che libera, vola in tutti i colori dell'arcobaleno. Vola in tutti i colori dell'arcobaleno. Guardi rubati, le guance che arrossiscono, sono signore di raffinata eleganza. Bellezza, un mistero velato di speranza. Sensualità, un segreto celato, un desiderio ardente mai rivelato. È da questa mattina alle 10 che prestano i loro corpi ai ragazzi. Siamo una grande famiglia, perché è proprio dalla nostra famiglia che nasce la Gilmont. Siamo tre ragazzi che hanno avuto due genitori che sono lì, che ci hanno soltanto detto: mica vorrei fare la pecora. E oggi capiamo, ed è quello che diciamo ai nostri ragazzi. Noi abbiamo sempre creduto in noi stessi e nell'unità della nostra famiglia, perché è vero che siamo una famiglia, ma se questi sono i risultati sono orgoglioso di lavorare con la mia famiglia. Viva la Gilmont, e all'anno prossimo per qualcosa di ancora più grande, perché con questi ragazzi io non metterei limite a nessun tipo di attività. C'è un errore nello spoglio delle schede. Oddio, sta a sentire male. Oddio mio. Il primo premio va a Occhi di Gatto, gruppo 2. Grazie di nuovo, complimenti a tutti e grazie a tutti quanti, grazie veramente, scusate le spalle, ma è doveroso, grazie.